oltre alla solidarietà profonda, fraterna, di quelli che per difenderci, per l'autodifesa, perché dobbiamo rivendicare il diritto all'autodifesa, sono stati feriti dalle forze del disordine e anche gli arrestati, e la nostra solidarietà è totale ed è di tutto il movimento. E la nostra determinazione a difendere non solo noi stessi, ma questo mondo in cui viviamo e il futuro per chi verrà dopo di noi. Ed è questo il fatto che ha portato in Valle di Susa realtà diverse a sostenere la nostra lotta. Quelle realtà che con noi dividono la difesa dei territori, della dignità del lavoro, del futuro per tutti. Coloro che sono privati del diritto ad un lavoro decente, ad una scuola decente, ad una sanità decente, perché i soldi pubblici vengono sprecati per uccidere e non per creare vita migliore. Allora, con noi erano tanti, erano gli operai disoccupati di tutta Italia. C'erano gli operai della Mirafiori, c'erano gli operai di Pomigliano, c'erano i lavoratori della Fincantieri, c'erano gli studenti, c'erano i precari. Perché questa lotta è una lotta davvero comune e noi rivendichiamo questo, ed erano tutti valsusini, perché in realtà la lotta crea partecipazione, crea solidarietà. Noi siamo rinati come collettività che si difende, come collettività che non si piegherà, come collettività che difende il futuro per tutti. Il nostro punto di lotta è un punto che crea partecipazione. Anche per questo facciamo così paura al potere e a quelli che invece hanno il cuore nel portafoglio. E per questo motivo, è per questo motivo che vengono con delle forze così ingenti e così violente. E quindi per questo anche noi non possiamo e non vorremmo cedere. Lo facciamo per noi, ma per tutti coloro che credono nella possibilità di costruire una società e un mondo diverso. Erano con noi ieri, erano con noi prima, saranno con noi sempre. Non siamo soli, loro sono chiusi nel loro fortino. Noi invece siamo l'espressione del futuro e di questo dobbiamo essere forti e orgogliosi. E questo ci dice che la nostra è una lotta sacrosanta che non può cedere. E come tali noi rivendichiamo quanto è successo e ci difenderemo fino alla fine, perché l'alternativa è morire, l'alternativa è un mondo che non possiamo accettare. Quindi alla lotta! Sono clienti del secolo XIX.